Va al Campobasso per 4-1 il big match di giornata del girone F nella sfida fra due delle pretendenti alla vittoria finale del torneo. A fare la differenza al nuovo Romagnoli la coppia Esposito-Cogliati, con il primo ad inventare ed il secondo a segnare un poker di reti. Al Comunale di Selvapiana squadra in campo con il 4-3-3. Prima del via minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi. Avvio aggressivo dei molisani in campo con la maglia bianca, che però rischiano al sesto minuto quando Marchionni con un tiro a giro chiama Raccichini alla deviazione in calcio d'angolo. Gli abruzzesi rispondono colpo su colpo agli attacchi locali fino al quindicesimo, quando Colombatti va a commettere fallo da ultimo uomo in chiara azione da rete su Vitali. In posizione dubbia il direttore di gara estrae il rosso ed espelle il difensore abruzzese con il notaresco, che resta così nei 10 per quasi tutto il match. Gli ospiti però non demordono e al venticinquesimo si vedono con una punizione di Frulla che spedisce il pallone sopra la traversa. Passa un minuto e i padroni di casa trovano il vantaggio con la punizione calciata da Esposito ed il servizio in area per Cogliati, che al volo mette il pallone alle spalle di Sciba. Gara ancora più in salita per il notaresco in 10 e sotto di una rete, che rischia anche al 31esimo quando Bontà sotto porta manca il bersaglio grosso. Attacca la squadra di Cudini con Esposito al 33esimo, pericoloso, e che chiama Sciba al miracolo. E il Campobasso a fare la gara con gli ospiti ora in sofferenza, ma che al 37esimo, prima con Speranza e poi con Dos Santos, falliscono il pareggio a tu per tu con il portiere di casa. Il finale di tempo al 45esimo vede però il pareggio abruzzese propiziato da Dos Santos, che se ne va verso il portiere di casa dopo un lancio millimetrico di Marchionni prima di essere atterrato da Menna in area. Fallo evidente e rigore assegnato da Mirabella di Napoli, che ammonisce anche il giocatore di casa. Dagli 11 metri Banegas non sbaglia, mettendo il pallone in rete per il gol del pareggio con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al terzo i molisani si riportano però in vantaggio grazie ancora a Cogliati, che su assist di Esposito non sbaglia, regalando alla sua squadra il nuovo vantaggio. Doccia gelata nel freddo pomeriggio del nuovo Romagnoli per gli abruzzesi, costretti nuovamente ad inseguire. Al nono minuto proteste vibranti all'indirizzo del direttore di gara del tecnico di casa Cudini, che viene espulso. Si innervosisce e non poco il match, mentre al 13esimo Epifani manda in campo Gallo per Di Stefano, con gli abruzzesi che passano alla difesa a 3. La squadra del tecnico abruzzese cerca di attaccare, ma gli spazi di manovra per il Frulla e compagni sono ridotti, con i locali che si rivedono così al 19esimo quando, dopo un'uscita difettosa di Raccichini, la palla prima della linea di porta viene allontanata da Dalmazzi. Al 22esimo c'è un lampo molisano con il tiro di Cogliati parato a terra da Sciba. Al 24esimo Vitali cade in area abruzzese dopo un contrasto e chiede il rigore, con il direttore di gara che va invece ad ammonirlo per la seconda volta per simulazione. Rosso per l'attaccante locale e nuova parità numerica in campo, con il notaresco che crede nella rimonta ma crolla, perché alla mezz'ora ancora Cogliati in area notareschina fra 3-1 e tripletta personale. Brutto colpo per Sciba e compagni, che provano a rifarsi sotto prima di subire al 36esimo il 4-1 locale, griffato ancora dallo scatenato Cogliati, autore di un poker di reti. Per gli ospiti, vicini a subire il quinto gol al 92esimo ad opera di Van Zan, arriva così una sconfitta pesante nel punteggio, ma che non cambia la storia di un campionato ancora tutto da scrivere e da giocare. Una punizione pesante per il notaresco in partita fino a 15-20 minuti dal termine, poi ristabilita la parità numerica, sono arrivati i gol della sicurezza della formazione di casa. Sì, hai fatto un'esamina precisa della partita. Siamo partiti dopo l'espulsione di Colombatti, logicamente abbiamo fatto una grande partita secondo me, perché eravamo in 10, siamo rimasti con Biangiardi a fare il centrale, non ho toccato niente perché vedo che la squadra stava bene, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto un'altra occasione ed ero veramente contento. Poi secondo tempo siamo rientrati, abbiamo fatto un'ingenuità grossa dove abbiamo regalato il secondo gol. Abbiamo regalato il terzo gol in area di rigore, da buttarla via, l'abbiamo tenuta lì e Cogliati ci ha fatto gol. E quindi il dispiacere è questo: quando regali dei gol così a una squadra forte come il Campobasso, poi diventa tutto difficile. E il dispiacere è che avevi speso talmente tanto quando eravamo in inferiorità numerica facendo grandi cose, e devi portare a casa. Nel momento in cui siamo rimasti in parità numerica, paradossalmente abbiamo fatto peggio, anzi abbiamo fatto male, perché prima facevamo bene e abbiamo fatto male. E questa è una brutta sconfitta sicuramente a livello di risultato,
ma non scalfa tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, su 9 partite che abbiamo giocato fino ad oggi, la prima partita forse che stecchiamo, dispiace perché contro il Campobasso ci teniamo a fare una grande partita, però da domani si pensa alla prossima, gli ho detto ai ragazzi testa alta, ci mettiamo questa partita, ce la mettiamo bella in tasca, ce la ricordiamo, perché quando incontri squadre forti non puoi concedere nulla, e se tu concedi qualcosa diventa difficile. Poi è una legge del calcio, quando regali 2-3 gol a una squadra forte è difficile vincere, nemmeno pareggiarla, quindi oggi ci è successo questo, ce la dobbiamo tenere bene a mente e dobbiamo ripartire subito, perché fino ad oggi abbiamo fatto delle grandi cose. Espulsione di Colombatti, avete protestato probabilmente per la posizione di Vitali. Sulla prima espulsione, perché credo sull'espulsione di Colombatti, a parte la partenza non lo so perché non l'ho vista, però credo che Gabriel ha toccato la palla prima, secondo me non era fallo. In una partita così importante prendo una decisione dopo pochissimo, rovinare una partita di spessore in questa maniera, devi essere super sicuro di cacciare un giocatore del genere. Io credo che la palla poi ha cambiato direzione, ma si è visto bene che il ragazzo ha preso prima il pallone. Per quanto concerne l'azione del rigore poi su Dos Santos, secondo te su Menna c'era il rosso, è stato giusto il giallo? Guarda Paolo, ci sono stati tanti episodi dove potevano essere dei rossi oggi, perché la partita è stata molto tensione alta, ci sono state un paio di entrate che si potevano fare il rosso. Io non avrei rovinato la partita dopo poco tempo, perché poi cambiano tutti i piani della preparazione della partita, cambia tutto.